Ciao a tutti cari amici e care amiche, eccoci ritornati in questo nuovissimo video dove volevo parlarvi in occasione dell'entrata del mese di maggio, che come saprete tutti è il mese dedicato a Maria. Volevo parlarvi in modo analogo di uno dei santi che hanno messo al centro della loro vita spirituale il culto mariano. Dunque, il santo di cui vi parlerò oggi è San Luigi Maria Grignon de Montfort. Dunque, una cosa, innanzitutto, buon inizio del mese mariano a tutti voi. Questo è il mese in cui ci si concentra appunto sul culto a Maria. È il mese dove si intensifica la preghiera del Santo Rosario, che è un'arma che ci ha dato la Santa Vergine stessa. La chiamo arma, poi arriveremo al perché. È un'arma spirituale, chiaramente. E appunto, come vi dicevo prima, ci sono molti santi che hanno messo al centro della loro spiritualità il culto e la devozione a Maria Vergine. Fra questi vediamo appunto San Luigi de Montfort. Dunque, San Luigi de Montfort nasce nel 1673 a Montfort, in Bretagna. Nasce in una famiglia profondamente cristiana. È il secondogenito di 18 figli, pensate voi. Dunque, San Luigi a 12 anni entrerà nel collegio gesuita di San Tommaso Becket, dove alloggerà presso un suo zio che è sacerdote anch'esso, di nome Alano. Dunque, questa, diciamo, iniziazione alla vita spirituale da parte di San Luigi c'è da molto prima che lui entrasse nel collegio dei Gesuiti, ed era cosa evidente a tutti. Perché? Perché San Luigi era un uomo profondamente spirituale e questa sua profonda spiritualità veniva fuori durante le sue adorazioni eucaristiche, ad esempio, che potevano durare anche tutto il giorno. Infatti, chi lo vedeva a fare le sue adorazioni eucaristiche lo definiva come un angelo sull'altare, no? Pensate voi. Dunque, molti saranno gli episodi significativi della vita di San Luigi de Montfort. Fra questi, posso dirvi che nel 1692 lui si trasferirà dal collegio dei Gesuiti, a Parigi, e appunto lui andrà a piedi, no? Farà questo viaggio a piedi, e proprio sul ponte di Sesson, avverrà uno dei primi episodi, diciamo, più significativi della vita del Montfort. Lui rinuncerà a dei soldi che gli sono stati dati da suo padre e, pensate, scambierà i suoi abiti, chiaramente diciamo più benestanti, no? Con gli abiti di un povero, pensate voi. Perché? Perché San Luigi nei poveri, nei sofferenti, incomincerà a vedere come una figurazione del Cristo, no? Dunque, lui a Parigi entrerà nella comunità dei chierici poveri della Barmondière. Lui entra nel seminario di San Sulpizio, seguendo corsi teologici. Insegnerà inizialmente catechismo ai bambini, conoscerà anche San Giovanni della Salle, quindi conoscerà anche altri santi, come vedete.
verrà ordinato sacerdote il 5 giugno del 1700. Celebrerà la sua prima messa proprio nella parrocchia di San Sulpizio a Parigi. E in ottobre entrerà a far parte della comunità missionaria del sacerdote Renato Lévêque a Rennes. Trascorrerà l'intero inverno, diciamo, in una attività caritatevole, no? Nel 701, nel 1701, diventerà cappellano dell'ospedale di Poitiers, un ospedale che è anche un ospizio. Lui è proprio in questo ospedale che si dedicherà con zelo ai poveri, ai sofferenti. E lui è proprio in questo incontro con i poveri e con i sofferenti che vedrà in loro la figurazione di Gesù Cristo. E in questo vi posso dire che lui in qualche modo identificherà l'esperienza della stessa croce con questi sofferenti, no? Allora, questa attività però del Monfort non sarà ben vista da alcuni dei suoi colleghi che faranno in modo che venga rimosso dall'incarico, d'accordo? Allora lui si incomincerà a dedicare alle missioni popolari. A un certo punto andrà a Roma in un periodo diciamo abbastanza complicato, si recherà a Roma in pellegrinaggio per parlare con l'allora pontefice Clemente XI. E pensate che lui poi per andare in pellegrinaggio a Roma è passato persino a Loreto, dove si è fermato una quindicina di giorni circa, perciò vedete come poi nella sua vita ci sono determinate tappe che intensificano sempre di più l'esperienza mariana, no? E Papa Clemente XI, quando il Monfort giunge a Roma, gli conferirà il titolo di missionario apostolico. E allora da lì incomincerà appunto la sua missione. Lui incomincerà a evangelizzare, a dare sostegno pieno ai poveri e, come ripeto, agli ammalati, no? E uno degli episodi più famosi dell'attenzione verso i poveri è mentre porta fra le sue braccia, un malato alla porta di un convento. E un malato che appunto era un mendicante bisognoso delle cure, e alla porta di questo convento lui dice: "Aprite a Gesù Cristo." Vedete come quindi lui ritorna a ciò che dicevo prima, lui nella sofferenza di queste persone che accudiva, riconosce appunto la sofferenza della croce sperimentata da Cristo stesso. Ma il segreto della santità del Monfort sta tutto nella devozione a Maria. E lui chiaramente ovunque andrà, come posso dire, spargerà questo culto e questa devozione a Maria. Lui arriverà concretamente a creare una confraternita in nome di Maria, che è la confraternita di Maria Regina dei Cuori. Scriverà dei testi teologici di spiritualità completamente mariana, fra cui il più famoso, il Trattato della vera devozione a Maria, o il Segreto di Maria, è un altro testo. Dunque, sfortunatamente, il Monfort morirà piuttosto giovane, morirà a 44 anni nel 1716 a Saint-Laurent.
verrà poi beatificato nel 1888 da Papa Leone XIII e nel 47, nel 1947 poi canonizzato da Papa Pio XII. E pensate che inoltre poi una delle statue che si ritrovano proprio in San Pietro è proprio quella del Monfort. Dunque, non è incredibile questa una vita che lui incomincia a dedicare completamente, quasi nella sua totalità, a Maria, perché chiaramente onde evitare attacchi protestanti di qualsivoglia genere, non è che il Monfort tralasciasse la Trinità per una sorta di divinizzazione di Maria, anzi tutto il contrario, per lui appunto, per lui scrive nello stesso trattato della devozione a Maria che Dio non ha bisogno della Vergine, però la Vergine è l'essere umano più importante, è stato lo strumento più importante nelle mani di Dio, perché mediante lei abbiamo ricevuto il Figlio, no? Abbiamo ricevuto l'incarnazione di Dio mediante Maria, no? Il Monfort diceva che non era, diciamo, il mondo era indegno di ricevere il Figlio, il Verbo incarnato direttamente dal cielo, no? Così lo abbiamo avuto per mezzo di Maria. E la sua vita è qualcosa che dovrebbe ispirare. Ispirare perché? Dovrebbe ispirare perché lui guarda a Maria come come la guida perfetta verso Cristo. Dunque, Cristo è il principio, Cristo è la meta ultima dell'uomo. Ma come arriviamo a questo principio, noi esseri umani, noi comuni mortali e peccatori? Come arriviamo a questo principio e a questo fine ultimo dell'uomo che è Cristo? Vi arriviamo mediante Maria. Vi arriviamo mediante Maria. Lui stesso, appunto, inciterà moltissimo alla pratica del Santo Rosario, no? Perché il Santo Rosario ci è stato dato dalla Santa Vergine, no? Lei, la stessa Vergine a Fatima, poi dirà: io voglio che voi preghiate il Rosario per la pace nel mondo, per la salvezza delle anime. Dunque, prima vi ho detto, il Santo Rosario è un'arma. Riprendo il discorso. Perché dico che è un'arma? Qui riprendo una frase di San Pio da Pietrelcina che diceva: il rosario è un'arma, sparate con quest'arma prima che con la sua arma spari quell'altro, riferito all'avversario di Dio, al demonio. Perché, come sapete, Maria è temutissima dal demonio, è l'essere umano più temuto da Satana. E questo lo hanno sperimentato gli stessi santi nelle loro esperienze mistiche, che i protestanti ne dicano. I santi mistici, grazie a Maria, sono riusciti a sfuggire al demonio. La Madonna che intercede in modo specialissimo a Dio per tutti quanti noi. Infatti Padre Pio era devotissimo alla pratica del rosario, era devotissimo al culto mariano.
Pensate che Padre Pio diceva che la sua lotta con il diavolo non l'avrebbe mai vinta se non fosse stato per Maria e per San Michele che intercedevano a Dio per lui. Ecco, vedete, inizialmente sembra quasi, come vi posso dire, che certe figure sante, di mistici, sembrano quasi accantonare la divinità, ma non è così, non è assolutamente così, perché la divinità è Dio, il Dio di Gesù Cristo, uno e trino, è, come posso dire, non è scartabile, altrimenti non si è cristiani, d'accordo? Però l'essere umano più vicino a Dio fra tutti, più di tutti i patriarchi, più di tutti i profeti, più di tutti gli apostoli stessi, più di tutti gli angeli, è Maria. È Maria. E perciò, grazie all'intercessione di Maria, avvengono veramente grandi cose, grandi, grandi cose. Dunque, se voi solo pensate che Maria è il più grande esempio, no? Per tutti gli esseri umani, è il modello per tutte le donne che si dicono cristiane, il suo sì a Dio. La grandezza del sì di Maria a Dio non è uguali, non è uguali. Pensate che Maria ha rischiato tantissimo con quel suo sì a Dio. Perché chiunque a Dio dica sì rischia, ma Maria, a differenza di tutti gli altri che hanno detto sì a Dio, il suo sì nascondeva una missione più grande di tutte le missioni che Dio può aver affidato a tanti santi, a tanti patriarchi e profeti, perché nel grembo di Maria si è incarnato il Verbo di Dio. E questo è la cosa più grande, è la cosa più grande. Dio si è fatto carne in lei, in lei. E reggere, questo è umanamente, è un peso quasi insostenibile, insostenibile. Ma Maria aveva fede in Dio. Poi vedete. L'Ave Maria è importantissima, è una fra le preghiere più importanti. È la seconda preghiera più importante perché, dopo il Padre Nostro, è la seconda preghiera più importante perché un solo Ave Maria fa tremare tutto l'inferno. L'Ave Maria viene da che cosa? Questo ai protestanti che vanno sminuendo Maria in tutti i modi possibili, immaginabili e che ne dicano. L'Ave Maria viene niente po' di meno che dalle parole dell'angelo Gabriele, che si presenta a Maria proprio con le parole iniziali della preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E quindi vedete, già persino nelle parole dell'angelo, no? Del Signore c'è c'è come una sorta di devozione a Maria, no? Dunque, io il mio invito
è quello a pregare il Santo Rosario, e a meditarlo, a meditarne i misteri, a pregarlo intensamente, a pregarlo spesso, perché con il rosario si salva il mondo e si salvano le anime, soprattutto. Luigi de Montfort è stato un grande cultista, se così possiamo dire, di Maria, appunto, e lui ha avuto la specialità di diffondere il culto della Santa Madre in maniera concreta e decisa a tutti coloro che si ritrovavano sul suo cammino, no? E infatti, come vi ho detto prima, le sue missioni, le missioni del Monfort erano caratterizzate non solo dalla predicazione del catechismo, ma anche appunto da queste grandi manifestazioni pubbliche di culto mariano, dalle processioni, dalle messe che lui dedicava interamente a Maria, no? E dunque arriva a fondare la Compagnia di Maria. Infatti, i sacerdoti della Compagnia di Maria sono detti Monfortani, proprio perché appunto vengono dal Monfort, no? Dove essi, come il loro santo fondatore, sono votati unicamente alle missioni per il popolo. E purtroppo il Monfort, come vi ho detto, morirà abbastanza giovane, morirà a 44 anni. Però in quei 44 anni di vita il Monfort ha dato un grandissimo contributo spirituale al cristianesimo, al cattolicesimo e al mondo. Ovunque lui andava, non solo portava con sé lo stampo della Trinità, ma anche lo stampo di Maria. Lo stesso Giovanni Paolo II prende il suo motto episcopale, Totus tuus, Marie, proprio dal Monfort. Tutto tuo, Maria. Una dedizione intera a colei che è la regina del cielo, a colei che è la regina degli angeli, dei santi, dei martiri, dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, a colei che è madre della Chiesa. E dunque, io vi invito, ripeto, a pregare soprattutto il Santo Rosario. Perché vedete, è proprio nel Settecento, all'incirca negli anni venti del Settecento, che il Monfort incomincia in qualche modo a comporre il segreto ammirabile di quest'arma che ci ha dato la Madonna, no? Voleva spiegare, lui diceva, il rosario, con il rosario si spiegano i sacri misteri. Spieghiamo i sacri misteri con il Santo Rosario. Perciò pregate quest'arma che ci è stata data dalla Madonna. E nel 1842, pensate, è stato ritrovato il manoscritto del Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine, che rimase in qualche modo nascosto per oltre un secolo, no? Ma è poi quando fu trovato, ecco, che fu diffuso e il pensiero monfortano raggiunse tutti gli angoli della terra, no? In questo trattato, appunto, il Monfort raccomanda ai fedeli di consacrarsi a Gesù attraverso Maria.
nella forma di una schiavitù, cioè una dedizione di mirabile radicalità, che comprende non solo i beni materiali dell'uomo, ma anche il merito delle sue buone opere e preghiere. E in cambio di questa consacrazione, diceva il Monfort, la Vergine agirà nell'interiorità delle persone in un modo meraviglioso. Si istituirà con la Vergine un'unione ineffabile. E vedete, c'è una. La figura del Monfort è molto. È analoga a Sant'Alfonso Maria de Liguori, a San Domenico Guzman, che appunto è stato lui quello a diffondere per primo la pratica del rosario che gli è stata data dalla Vergine stessa, no? Vediamo tutti questi santi particolarmente devoti a Maria, che però non si dimenticano di Dio, perché non ci si può dimenticare di Dio, perché ricordatevi che Maria è creatura di Dio, e come dice il Monfort stesso nel trattato alla devozione della Santa Vergine, Dio, a Dio non serve Maria. A Dio non serve Maria. Però Dio se ne è servito per dare al mondo il suo figlio unigenito, Gesù Cristo. A lei ha dato il compito, ha affidato il compito più grande. Io direi che per questo video, dove ho brevemente parlato della vita del Monfort e della sua devozione a Maria, direi che posso finire qui. Il video può finire qui. Io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere il video e a meditare su quelle che sono le parole del Monfort, su quella che era la sua devozione mariana, anche su quella che è stata la frase di Padre Pio, no? Utilizzate il rosario come un'arma prima che le sue armi le utilizzi l'avversario. No, e questo vi fa capire. E questo vi fa capire l'importanza del rosario. Dunque, pregate il rosario. Per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.